Wayla! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio raccontare dell'evento di Raduni Eclipse. È stato un evento fantastico innanzitutto, ci tengo a dirlo immediatamente. Ringrazio tantissimo i ragazzi dello staff perché non mi era mai capitato di partecipare ad un evento con la parte con le auto in mostra, la zona drifting, la zona con le gare di accelerazione. Veramente bello, poi c'era comunque la festa in tutto il paese, si poteva vedere un po' di tutto anche del resto, ma soprattutto la parte dedicata al mondo dei motori è stata veramente bella, grande e fatta veramente bene, studiata veramente bene, organizzata bene. C'è sicuramente anche da fare i complimenti al comune di Appi Terme che ha organizzato comunque la festa. Noi abbiamo partecipato come sempre con lei, la vedete qui alle mie spalle. Appena siamo arrivati eravamo un po' nei dubbi perché siamo arrivati lì, non c'erano tantissime macchine, subito abbiamo fatto fatica a trovare l'evento perché comunque la festa era in tutto il paese, quindi bisognava riuscire a trovare il punto di ingresso. Dopodiché abbiamo trovato il punto corretto, siamo entrati all'evento e abbiamo trovato che subito non c'erano tantissime macchine perché noi siamo arrivati molto presto. Mi raccomando, se i video vi piacciono iscrivetevi al canale che è sempre gratis e lasciatevi un like che oltre a essere gratis mi fa moltissimo piacere. E invece poi hanno incominciato ad arrivare le altre auto, abbiamo incominciato a trovarci anche con ragazzi che conoscevamo e tutto e abbiamo capito che saremmo stati in tanti, difatti alla fine le auto erano veramente veramente tante, tanto che nel momento in cui c'era l'evento drifting e le gare di accelerazione comunque il parcheggio dove c'erano le auto ferme in mostra era pieno, quindi vuol dire che non eravamo per niente in pochi. Mi è stato chiesto all'ingresso se volessi fare i testa a testa o il drifting, io ho subito detto il drifting, assolutamente ci sono, senza vedere il percorso ovviamente perché quando uno è stupido c'è poco da fare. E dopodiché ho visto il percorso e mi sono reso conto che era un po' strettino e un po' corto, specialmente per le sue marce. Quindi ho detto, cavolo, non è che stavolta l'ho fatta fuori dal vaso? Spoiler, sì. Non ho l'auto bloccante perché si sta progettando da mesi di farlo, poi tutte le volte tra un problema e l'altro si va a procrastinare la cosa. E soprattutto non ho ancora sistemato alcune cosine di fino, però quando si è lì sul momento senza freno a mano idraulico alla fine ci si fa prendere la mano e poi ho voluto mettermi in gioco e dopo un po' che ci giravo è successo questo. Sostanzialmente l'ho presa troppo stretta, volevo passare molto vicino alla balla di fieno, invece ci sono passato troppo vicino, l'abbiamo battuta qui. Attenzione, le auto idonee per fare questo tipo di disciplina sono quelle come questa, con l'anteriore allargato, gli angoli caratteristici, diciamo studiati apposta per tenere sempre l'auto per traverso, mentre un'auto come la mia è un'auto che è stata pensata anche per andare abbastanza forte su strade normali, comuni, magari facendo qualche traverso, ma non facendo il drifting, quindi giustamente gli mancano tante cose tecniche che sono indispensabili, però per me questo è anche una ragione di vanto. La mia era l'unica auto tradizionale che ha partecipato alla parte drifting dell'evento. E è carino, sono anche auto che la gente è abituata molto di più a vedere ferme o a sgasare e poco altro, e invece fare in modo che la gente possa vederle e sentirle quando vengono utilizzate, per il motivo per cui magari l'auto l'hai concepita o qualcosa che in qualche modo ci si avvicina, secondo me è bello, è particolare e merita. Io lo faccio anche per questo e quindi ho voluto mettermi in gioco. È solo aperta la clip del paraurti laterale, ha sputato giù le due viti sotto il parafango, rimesse le due viti, in realtà bisogna svitare la parte alta del paraurti, tirarla in avanti, rimettere le due viti che attaccano il retro, dopodiché vanno su anche quelle del passaruota. Niente di incredibile, 20 minuti e la macchina era per, ma neanche 5 minuti, 10 e la macchina era perfetta di nuovo.
però ovviamente dispiace un po' perché dici figura in me, effettivamente un pochettino sì, però se non ci si mette in gioco è vero, non si può fare la figuraccia, ma non si impara, non si creano determinate situazioni e quindi tanto vale secondo me se si è appassionati, fino in fondo, e per me la passione è anche quando non riesci a dire di no alla possibilità di fare due traversi, per me è importante anche quello. Questo è un invito che faccio a tutti, se ne avete la possibilità agli eventi e soprattutto quando c'è la possibilità di farlo in sicurezza, perché si è in una situazione che è stata appositamente messa in sicurezza, fatelo. È vero, può capitare, come è successo a me, di sbagliare, per fortuna non ho fatto nessun danno, è andata bene, però spendiamo tantissimo del nostro tempo a lavorare su queste macchine, spendiamo tantissimi dei nostri soldi per farle essere così come sono, e se poi non ci si mette in gioco, magari un giorno non si ha più la possibilità di, per qualche motivo, e si potrebbe pensare di aver sprecato un'occasione. È chiaro che se poi si tocca la macchina, se poi si ha il problema, dispiace assolutamente, se si rovina la macchina dispiace, però secondo me è peggio arrivare al punto in cui magari la macchina non ce l'hai più perché hai deciso di venderla e di cambiare progetto, magari la macchina non ce l'hai più perché si è rotta o cose del genere e non l'hai sfruttata. Si potrebbe pensare di aver speso i soldi e di non essersi goduti appieno la possibilità che ci si era creati. Finito l'evento drifting siamo andati di nuovo a mettere la macchina nell'area show e ci siamo spostati invece dove facevano le gare di accelerazione. Avrei voluto fare anche quelle, purtroppo ho avuto dei brutti sentori prima riguardo la macchina e poi avevo ragione e quindi ho deciso di andarci piano e ho fatto bene. Anche perché l'avevo già stressata un pochettino col drifting. Abbiamo visto gli amici di Project Grip, che saluto e vi invito a seguire, fare qualche gara di accelerazione con la Mercedes AMG, è stato divertentissimo, abbiamo tifato tantissimo per Pixel, che ha fatto un attimo fatica al primo colpo, ma poi quando ha capito che il launch control dell'AMG dura 5 secondi e poi si stacca e non parte più, a quel punto ha iniziato a stracciare tutti. Effettivamente quella è un'auto veramente perfetta per fargli spari, va veramente forte e sostanzialmente ci siamo divertiti anche a guardare loro. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi racconterò gli aggiornamenti perché ci sono degli aggiornamenti molto molto grossi, perché abbiamo avuto un problemino e l'auto starà ferma per un po'. Appena sarà possibile vi dico tutto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.